in ghosts? Of course not. I knew you didn't. Noise is the mortal enemy of good motion picture making and television broadcasting. That is why I hired this particular house. It is deathly quiet. Most of the time. And its reputation for being haunted keeps away the curious. The shifting of scenery also seems to be better here. The human element has been... Oh. Buonasera. Sto leggendo un libro del terrore. Secondo me sono molto rilassanti. Mi aiutano a non pensare al lavoro. I tascabili sono maneggevoli, è vero, ma volete mettere quei bei libroni pesanti? Questi sono comodi da leggere, ma come fermaporte valgono pochino. La storia di oggi è scritta da Luis Polla, che fa parte di questa collezione. Spero che la troverete molto terrificante, ma come gli altri episodi della nostra serie, è più che un semplice passatempo. In tutte le nostre storie c'è qualcosina da imparare, c'è sempre un pizzico di morale. Ce la insegnano come faceva la mamma, voglio dire, paroline carezzevoli e palegnate sulla schiena, anche se prima ci dava le legnate e poi ce ne diceva la ragione, la mamma è la mamma. L'episodio di questa sera parla di un ricco e importante uomo d'affari e potrà darvi da pensare se avete mai sbattuto fuori un vostro impiegato o se state per farlo. Forse non ve ne siete mai resi conto, ma anche la pubblicità contiene spesso un pizzico di morale e poi...